Fino al 25 aprile del 45 l'Italia, come sappiamo, è divisa in due. Nell'una si combatte, cioè quella che è stata definita anche una guerra civile, nell'altra invece prevalentemente si pensa al dopo. Nascono i partiti antifascisti e si rafforzano, si profila già il ruolo importante che nell'Italia postbellica giocheranno i partiti di massa. È anche insieme un paese nel quale sia al sud che al nord si intrecciano da un lato protagonismo collettivo e individuale che non è semplicemente individuabile nel fatto che molti parteciparono alla resistenza, ma anche nel fatto che si svilupparono in quell'anno delle lotte sociali estremamente significative. Penso ad esempio a quello che avveniva anche nel Mezzogiorno con le prime occupazioni delle terre dei contadini meridionali. C'era questo da un lato, ma dall'altro, accanto al protagonismo collettivo e individuale, c'era quella che è stata definita la zona grigia degli italiani che non si schieravano né da una parte né dall'altra e che soprattutto cercavano di affidarsi, cercavano protezione nei confronti degli alleati, per esempio. E poi c'è un'altra contraddizione: il paese è un paese sconfitto, ma è anche un paese nel quale, come è stato internazionalmente definito, un paese cobelligerante che combatteva almeno in parte con gli alleati e soprattutto che aveva combattuto con il movimento partigiano dalla parte degli antifascisti. C'erano poi delle condizioni economico e sociali molto differenziate: mercato nero, difficoltà di approvvigionamento, tutta una serie di questioni che dividevano la popolazione. Infine, per quanto riguarda gli aspetti squisitamente politici, il 25 aprile, lo abbiamo già ricordato, è il giorno dell'insurrezione nazionale, quindi di un momento nel quale la parte migliore del paese riesce a prendere nelle sue mani, diciamo, la situazione. Ma nel momento stesso in cui il 25 aprile vince, queste forze vincono il 25 aprile, c'è subito, immediatamente, un controllo da parte degli alleati. Nel giugno nasce il governo Parri, che dovrebbe essere il governo della resistenza, ma dura pochissimi mesi, fino al novembre del 1945, non difeso a fondo neppure da partiti di sinistra come il Partito Comunista. E comincia con il governo Parri quella specie di tormento, diciamo così, dell'epurazione che si vorrebbe fare e che non si riesce a fare nei confronti dei fascisti. E infine nel dicembre nasce il governo De Gasperi, un governo De Gasperi che è sostenuto naturalmente dall'esterno, dagli alleati, che ha al suo interno i partiti di massa, vale a dire quei partiti che porteranno al compromesso costituzionale, che porteranno alla Repubblica, ma è al tempo stesso il governo con il quale inizia l'egemonia della Democrazia Cristiana che, come è noto, caratterizzerà l'intero dopoguerra italiano. Dopo il lungo silenzio calato su De Benedetti dal 38 al 45, a causa delle leggi razziali fasciste erano proibiti infatti i testi di autori ebrei, a guerra finita De Benedetti ritorna sulle scene con Lo sbaglio di essere vivo. L'Italia che usciva dal conflitto era un paese distrutto, la gente era tormentata da molti problemi, ma tutti avevano voglia di ricominciare. Nella commedia Lo sbaglio di essere vivo, De Benedetti mette infatti in scena un uomo tormentato dai debiti e non amato dalla moglie, il quale si risveglia da una morte apparente. Per incassare un'assicurazione e rifarsi una vita, l'uomo decide di continuare a fare il morto. Lo sbaglio di essere vivo. Tre atti di Aldo De Benedetti. Milano, 16 marzo. Si sta rappresentando negli studi televisivi di Milano una nota commedia che molto successo ha ottenuto sui palcoscenici di tutto il mondo. Nino Besozzi nella parte di Adriano Lari. Continua a pagina 4. Dopo una vita interamente dedicata al lavoro e alla famiglia, è volata al cielo l'anima bella di Adriano Lari, cavaliere del lavoro, impiegato alle officine siderurgiche. Inconsolabili lo piangono gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro tutti. Affranti dal dolore, fraternamente vicini, Germana Paolieri,
Mario Colli, Itala Martini, Lauro Gazzolo, Vilma Casagrande, Giuliana Rivera, Carlo Ratti, Edda Brand, Ennio Groggia, Simona Sorlisi, Carlo Delfini, Ofelia Patroni, Mariliana Delli, Armando Benetti. Che immensa sciagura, che terribile disgrazia! Una perdita irreparabile. Pare impossibile, sembrava così sano e robusto. Ieri mattina stava tanto bene. Ci siamo salutati quando lui usciva dal suo ufficio. Era del suo solito umore, allegro. Giulivo! Ma com'è stato? Com'è stato? No, chi lo sa? Pare che sia stato il cocomero. Il cocomero? Cocomero? Ma sì, gli si è fermato sullo stomaco e gli ha arrestato la digestione. Poveretto, così buono, così generoso. Un'anima veramente eletta. Non potrò mai dimenticarlo. Eravamo tanto amici. Ma destino. Destino. Signora, prenda un po' di brodo. No, non posso. Non posso. Ma lo provi, ne assicuro che le farà bene. Ma sì, ma si lo prenda, signora. Ma è da ieri che non mangia nulla. No, vi prego, non insistete. Dio. Cara. Angelo mio. Oh, che colpo. Oh, che terribile colpo è stato per noi. Quando me l'hanno detto, mi sono sentita mancare, sai. E lui, mio marito, avresti dovuto vederlo. Piangeva come un bambino. Tutte e due piangevamo. Non potevamo darci pace. Non potevamo darci pace. Che immensa sciagura. Che atroce destino. Così buono. Così generoso. Ma com'è stato, eh? Com'è stato? Il cocomero, signora mia. È stato il cocomero. Il cocomero? Il cocomero. Il cocomero. Cocomero. Il cocomero. Un arresto di digestione. Ma è spaventevole. Già, io te l'ho sempre detto, caro, eh? La roba gelata d'estate è micidiale. Ma fa 20 piacere quante volte ho mangiato il cocomero. Ma insomma, io ti prego. Chi è? L'ingegner Guglielmi, il direttore della siderurgica. Coraggio. Coraggio, signora. Grazie, Guglielmi. Grazie. Maria, io so quanto sia vana in questo momento qualunque parola di conforto. Voglio soltanto dirle che io prendo parte al suo dolore con la più sincera e affettuosa amicizia. Oh, povero Adriano. Povero Adriano mio. Ma che farò adesso? Che farò senza di lui? Coraggio, Maria. È una durissima prova che il destino le impone. Bisogna che lei si faccia forza per sopportarla e per superarla. Se penso che non c'è più, che non lo rivedrò più, mi sembra di impazzire. Ma che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Perché il Signore debba punirmi così? Oh, se almeno volesse prendere anche me. No, Maria, la prego, lei non può, non deve parlare così. Sì, capisco, lei adesso è smarrita, sconvolta. Io vorrei saperle infondere del coraggio, della fede nell'avvenire, ma non so, sono così commosso, così sinceramente commosso per il suo dolore. Grazie, Guglielmi, grazie. Vorrei anche dirle che ora e sempre lei può contare sulla mia amicizia, quella buona, affettuosa amicizia che ci lega da tanti anni. Maria, in qualunque momento, per qualunque cosa, ti ricordi di me? Grazie. No, signora, no. Per quando è fissato il trasporto? Per domattina, ingegnere, alle 7. Alle 7? Così presto? È stata scelta quell'ora, appunto perché i colleghi d'ufficio potessero venire. Già, capisco. Spero che verranno tutti. Certamente, tutti, signor ingegnere. Tutti. Bene, verrò anch'io. Thank you.
È lui? Sì, signor ingegnere. È un busto di bronzo che gli aveva fatto un amico. Pensi, un mese fa pareva proprio che lo sentisse. Ma... fatalità. Hai sentito? Domattina viene al trasporto. Ma questo è un guaio. Allora saremmo costretti a venirci anche noi. Alle sette, che levataccia. Beh, che si fa? Ce ne andiamo. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Rimane qualcuno a farle compagnia questa notte? Beh, io ci resterei molto volentieri, ma non posso. Devo allattare il pupo. Io devo preparare la roba per mio marito che parte domattina, ma ad ogni modo qualche ora possiamo... Oh, anch'io, si capisce. Per questo ci mettiamo d'accordo, vero? Le diciamo che resti tu a far nottata? Io? Ma sei matta? Tutta la notte sveglia? Beh, glielo offriamo così, pro forma, tanto non accetta. E se accetta? Beh, se accetta troveremo una scusa. Allora io scendo un momento a preparare la cena, eh? Vada pure, intanto qui resto io. No, perché? Andate via, io non ho bisogno di niente. Ma sì, vadano pure, tanto ci siamo qua noi. Filippo desidera restar qui tutta la notte. Ma no, perché? Non c'è ragione. Ma ti pare che ti lasceremmo sola? Ma per carità. E poi Filippo ci tiene. È l'ultimo omaggio che vuol rendere alla memoria del suo più caro amico. Sì, signora, ci tiene, ci tengo. Ma no. Ci teniamo. Signora. Vi prego, lasciatemi. Io ho bisogno di essere sola, di non vedere e di non parlare con nessuno. Ma non puoi restare tutta la notte qui sola, abbandonata da tutti. Filippo se ne starà là, seduto in un angolo. Sto lì? Sì, lì, in un angolo. Non può permettersi di non dare questo tributo d'affetto. Perché? Perché insistete? Ve lo chiedo come un favore, andate via. Oh, scusatemi, vi sono grata, vi sono molto grata, ma ho proprio bisogno di essere sola. Beh, se proprio la signora non vuole... Sì, grazie, la prego. Andiamo. E anche lei non si disturbi, non ho bisogno di niente. Grazie. Andiamo. Per qualunque cosa non ha che da chiamarmi. Il brodo è di là vicino al fornello. Grazie. Non ha che da riscaldarlo. Grazie ancora. Coraggio, cara. Cara. Coraggio. Signora, io... Vada. Buonanotte. Oh,
cielo, ma... Maria! Ma... Maria! 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 Maria, su! Su, Maria, su, su, bella, su! Su, Maria, su! Sì, sono io! Se no, per carità, non svenire un'altra volta! Guarda, sono io, proprio io! Vivo! Sì, vivo! E toccami, c'è! A piano! Ma come? Come? Non so, una cosa incredibile, sai... Mi sono svegliato, cioè no, sono stato sempre sveglio, ma non potevo, non potevo muovermi. E adesso, padre, d'improvviso, padre. Maria, oh, Maria, Maria. Oddio, Dio mio, ma allora, no, non ti muovere, resta così, resta okay, così. Mi sembra un sogno, un terribile sogno. Oddio mio, lasciati che ti guardi. Ma dimmi, hai sofferto? Spaventoso. Terribile, non il dolore fisico, no, quello era nulla, ma un terrore pazzo. Pensa tutto, sentivo le voci, i discorsi, la gente che si muoveva, te che piangevi, oh che pena mi facevi, povero Mario. E avrei voluto, sai, gridarti, no, non piangere, non sono morto. Non potevo, non potevo, non Dio, potevo. Che orrore, ma come, come non hanno capito che... Ma chissà, si vede che l'apparenza, è già, appunto si chiama così, è morte apparente. Io credevo che fosse una storia inventata dai romanzieri. E invece... Adesso che ci penso... Se non mi fossi svegliato in tempo... No, non dirlo! È spaventoso, mi sembra di patire. Ma dimmi piuttosto, come ti senti ora? Non c'è male. Vuoi che ti chiami un medico? No, no, che meglio. Sto benissimo. Sì, sì, ma non devi affaticarti. Devi stare calmo, riposato. Certo. Mettiti giù. Sdraiati un momento. No, sono 24 ore che sto sdraiato. Poi quella è una posizione che mi piace poco. Pensa, avrei potuto rimanerci per sempre. Poi, Adriano, non parlare così, non scherzare. Perché non dovrei scherzare? Sono allegrissimo adesso. Su, non fare quella faccia. Vedi, adesso possiamo riderci sopra. Su, allegra, non sei contenta? Sì, sì, sono contenta, ma sai, sono ancora così sconvolta, così smarrita... Come se avessi paura della mia felicità. Povera Maria, ne hai buttate delle lacrime, eh? Ma per ora, ora vedi, per ogni lacrima ci vuole una bella risata. Ma pensa come tutto diventa buffo adesso, le visite, le condoglianze, quella camera con... Oh, Dio. Ma ti immagini se in questo momento entrasse qualcuno e ci trovasse così, il morto e la vedova inconsolabile a braccetto che parlano tranquillamente. Ah, finalmente ridi anche tu, così mi piace. Oh, Adriano. Hai visto? Anche il direttore è venuto. Ah, sì, sì, è stato molto gentile. Ah, sì, mi ha fatto veramente piacere. No, perché avrebbe potuto mandare un telegramma oppure farsi rappresentare da qualcuno come quando morì il povero Falcini. E invece no, è stato veramente un bel gesto, un bel gesto. E che ha detto? Ma, non lo so, sai, non mi ricordo, ha detto tante cose, sì. Ma sei stata gentile, dico, l'hai ringraziato. Certo che l'ho ringraziato. E quei miei colleghi d'ufficio? Beh, per loro era una fortuna che io me ne fossi andato. Oh, poveretti. Sì, poveretti. Io scommetto che Bianchini a quest'ora si sarà già installato alla mia scrivania. Ma figurati, te immagini la faccia che farà vedendomi ricomparire in ufficio. Per favore, caro, prendi le tue scartoffie e ritornatene al tuo tavolino. Ci sarà da ridere. E domattina, quando verranno quelli a prendermi. Ah, voglio proprio andare io ad aprire la porta, eh. Mi dispiace, signori, la cerimonia è rinviata. Sarà per un'altra volta. Oddio mio. Di un po', hai già pagato le spese del funerale? Ah sì, tutto. Io ho dato il tuo libretto, non so cosa sia costato, che prendessero quello che occorreva. Figurati, non se lo saranno fatto dire due volte. Che classe avevi scelto? Ah, prima. Sprecona, potevi mandarmi in terza? No, Adriano, almeno questo. E quei fiori, ma guarda quanti fiori sprecati con quello che costano oggi. Sai cosa facciamo? Raccogliamo i più belli, ne formiamo un gran mazzo e ce lo mettiamo in mezzo alla tavola. A proposito di tavola, non ci sarebbe qualche cosa da mangiare? Io ho una fame dal lupo. Ah, già, è vero, poveretto, è dall'altro ieri che non prende niente. E adesso comincio ad accorgermene e scommetto che quasi anche tu... Ah, no, io non posso, sai, ho come un nodo qui. Ma non ci badare, dopo il primo boccone il nodo se ne va. Senti, ci prepariamo un bel pranzetto qui, soli, come due sposini. Ti va? Ti piace? Sì, sei contenta? Sì, ma ho paura che non ci sia niente. Come niente? Vado a vedere. Cosa vuoi? In questi giorni non mi sono occupata di nulla. Sì, va, intanto io comincio ad apparecchiare, Adriano? Sì? Ci sono delle uova, del formaggio e della frutta secca. E così solamente? Ci sarebbe una tazzina di broccoli.
Brodo che mi ha offerto una vicina. Brodo? Sì. Senti, non ci sarebbe modo di rimediare un bel piatto di spaghetti? Spaghetti? Oh, mi dispiace, Adriano. Se vuoi posso chiedere in prestito alla signora qua sotto. No, non importa. Ci accontenteremo delle uova e del formaggio. Oh, allora, mio posto e questo... No, no, no. Aspetta, lascia. E questo... bisogna mettere la tovaglia. E dov'è la tovaglia? Lascia, lascia, faccio io. Guarda, tu intanto togli questa roba, eh? Ma cosa sono queste carte qui? Non lo so, telegrammi ricevute. E ci deve essere anche la roba che tenevi nel cassetto del Comò. Si è incaricato di tutto l'avvocato Giardino. Io quanti telegrammi, guarda, guarda. Straziati per le notizie. Profondamente colpito. Grave sciagura. Ma chi ha avuto quest'idea macabra? Oh, shock, shock. Cambiamo posto. Ecco. Così. Là. Ah. Il libretto della cassa di risparmio. Lo sai, Maria, quanto c'è rimasto? No, quanto? 356.000 lire. Pazienza, oramai. È costato caro questo scherzo. E tutte le nostre economie ce ne sono andate. Ne faremo delle altre, eh? Già, ne faremo delle altre. Le uova, come le vuoi, infrittate o intere nel tegamino? Come? Domandavo se preferisci una frittata oppure se vuoi... Ah, fa lo stesso, come vuoi tu. Sì. Di un po', Maria. Guarda un po' qui. Sai cos'è questo? No, cos'è? La polizza d'assicurazione. Ah, sì, sì, sì. Me ne ha parlato l'avvocato Gerbini. Mi ha fatto anche firmare qualcosa. Mi ha detto che era molto importante. Sfido io, 9 milioni. 9 milioni? Guarda, leggi. In caso di morte dell'assicurato, la società verserà agli aventi diritti la somma di lire 9 milioni. Pensa, Maria. Vivo sono un povero diavolo. Morto... valgo 9 milioni. Oh, ma che discorsi! Mettiti a tavola che adesso ti porto la frittata, eh? No, aspetta un momento, senti. Cosa vuoi? No, no, niente, niente, vai a preparare la frittata. 9 milioni. Maria! Maria! Che vuoi? Io un po', l'avvocato Gerbini... ti ha fatto firmare la dichiarazione di morte per l'assicurazione? Sì, sì, credo di sì, sì. Mi pare che abbia parlato d'assicurazione. Mi ha dato una carta, ha detto che era molto importante, che bisognava firmare e io ho firmato. Uh-huh. Oh, scusa, ho lasciato il tegamino sul fuoco. Senti, Maria, io sono morto. Oddio mio! Zitta, non gridare! Sta bene attenta a quello che ti dico. Io, per tutti, capisci? Sono morto. No, non mi interrompere, lascia che ti spieghi. Il medico ha già fatto la constatazione legale. Sono morto. Domattina non avranno da fare altro che inchiodare la cassa. Ma perché vuoi parlare ancora di queste cose orribili? Ma come? Ma non capisci? L'assicurazione, no? Forse quest'ora la società ha già preparato il denaro da pagare. Ma pensa, Maria, 9 milioni. Ma chi li ha visti mai? 9 milioni? Tu vorresti? Già. No, no. Come no? No. E perché? Come puoi aver avuto un'idea simile? Ma è una fortuna, capisci? Una fortuna improvvisa, inaspettata. Oh. Ma non vedi come tutto è semplice? Sembra quasi che il destino abbia voluto organizzare le cose in modo da aiutarci. Ufficialmente sono morto. Domattina mi portano via. Nessuno può pensare, immaginare... Spaventoso, che... spaventoso quello che dici. Ma spaventoso perché? Il destino mi offre la scelta. Restare tra i morti o tornare tra i vivi. Restando tra i morti io guadagno 9 milioni. Tornando tra i vivi, l'ufficio, uno stipendio di fame, gli scioperi, le ritenute, la cassa malattia, debiti, miseria, la denuncia a Vanoni. Ah, no, preferisco restare tra i morti. E poi pensa, Maria, che restando tra... Hanno suonato la porta. Sì, hanno suonato. No, aspetta, non aprire. Perché? Non aprire, ti dico. Ma chi può essere? Non so, sarà una vicina, bisogna che vada ad aprire, no? Sì, va, ma non dirle nulla. Come? Niente, niente di quello che è accaduto, niente, e mandala via subito, ma hai capito? Scusa, signora! No, l'ho disturbata, dormivi. No, no, ero di là. Oh, sono venuta a vegliare quell'anima benedetta del signor Adriano. No, non entri, non entri, per carità.
Perché? Ma perché lasci, ci sto io. No, no, signora, lei è stanca e deve riposare. Ma non importa, non importa, guardi, preferisco rimanerci. Ma lei non può, non deve abusare così delle sue forze. Mi lasci fare, signora. Mi metto là in un angolo e dico le preghiere. Grazie, le dica a casa sua le preghiere. Ma mi lasci almeno mettere questi due fiori? Li metto io, li metto io. Vada, vada pure, non si disturbi, la ringrazio, vada. Come vuole. Ecco, grazie. Grazie ancora. Magari ripasserò più tardi. Ecco, più tardi, sì. Arrivederla. Arrivederla. Presto, sbrigliamoci, non c'è tempo da perdere. No, Adriano, ti scongiuro, io ho paura. Di che? Ma non c'è pericolo di nulla. E pertanto nessuno potrà sospettare nessuno. No, no, non si tratta di questo. E allora? È che non si può, non si deve forzare la sorte. Ma io sento che... Oddio, non mi so spiegare. Ci sono delle cose che non si possono capire, delle cose più forti di noi. Adriano, tu sai quello che voglio dire. Ecco, ecco, vedi? Anche tu lo senti, anche tu hai paura. Ma no, ma che sciocchezze, dice, lascia, lascia fra me. Tu non hai visto niente, non sai niente. E adesso bisogna fare in fretta perché fra poco torna quella là. Ah, il Moro, il Moro. Sì. Ma cosa fai, Adriano? Cosa fai? Il peso! Il peso, ma che peso? Capirai, se nella cassa non c'è il mio corpo, qualcuno ci... Oh, no, è troppo leggero, non basta. I ferri, vai a prendere i ferri, sì, in cucina, in cucina, i ferri da tiro, tutti, va, muoviti, sbrigati! Dammi, dammi, trovati! Sì, sì. No, non basta, è troppo leggero, ci vuole qualche altra cosa, cerca, cerca qualche altra cosa, su, lo fai in fretta! L'hai trovato? No, no, niente! Va bene, lo senti, dammi ascolto, pensa alle conseguenze, è una truffa quella che puoi fare, se ti scoprono... Ma chi vuoi che mi scopra? Ma è impossibile, te l'assicuro io. Adriano, è impossibile. Ma perché vuoi commettere questa pazzia? Ma cosa ti importa di quel denaro? Denaro rubato, capisci? Rubato. No, no, qui ci vuole dell'altro peso e poi bisogna riempire gli spazi. Adriano, di... Adriano, io ti parlo e tu non mi stai a sentire. Dammi retta un momento. È una truffa, lo capisci? Se ti scoprono vai in prigione. Pensaci, Adriano. Pensa. Insomma, che... basta. Il busto. Per basta, il mio busto. Questo va bene, di bronzo. No, no, Adriano, no, quello no. È l'unico tuo ricordo. E che ti importa del ricordo? Ci sono io. Ria? 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 Guarda, oggi. Per noi? Un capellista? Sì, ma più piano, per carità, c'è da... E dice com'è bello? Oh. Esatto. E me lo chiedi, non potevi farmi un regalo migliore. È magnifico, sai? E ci sono anche i dischi. Ah, vedere, e se ho scelto le ultime novità, sai, qualche ballabile, qualche canzonetta, ci sono anche dei pezzi d'opera. Oh, belli, belli. Perché non ti piacciono? Sì, mi piacciono, ma... Ho capito, tu avresti preferito quella lagna della musica classica. E ognuno ha i suoi gusti. A te piacciono le marce e le fanfare. E a me piace invece Beethoven, Bach, Chopin. Dì la verità, Maria, ma non ti offendere se te lo domando. Tu... La capisci quella musica? Certo che la capisco. Sì. È così semplice, così facile. Facile? Certo. Sarà. Io in fatto di musica non capisco che le fanfare. Ah, quelle sì che sono belle, le trombe, i tamburi, l'ultimo modello, sai. Mi è costato un patrimonio. Davvero? Oh, hai fatto male. Ma lei perché? Abbiamo passato tutta la vita a sognarci, ora che possiamo comprarlo dobbiamo avere più bello. Sì, ma se andiamo avanti di questo passo spendendo così all'impazzata. Ma non ci pensare. Ti piace? Sì. Sei contenta? E allora non ti preoccupare d'altro. Non è che mi preoccupo, ma sai... Tutte queste spese e il denaro che se ne va così. Pensa che un giorno finirà, come ci troveremo? Ah, non lo so, non lo so e non lo voglio sapere. Ora voglio avere il piacere di spenderlo, il denaro. Ah, questa è la vera gioia, spendere. Perché il denaro guadagnato non dava gioia. Vuoi vero? Sì, grazie. Non dava gioia, capisci? Ogni lira era costata fatica, lavoro. Questo invece, vuoi sei? No, 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 grazie. Sì. Sì, sì, va bene, sai, ma bisogna pensare anche all'avvenire, eh? Non potremo vivere sempre così. Certe volte ho come il presentimento che... Ecco, ecco. Tu sei la donna dei presentimenti. Ti ricordi allora? Avevi il presentimento che avrebbero scoperto tutto. Che saremmo finiti in galera. E invece... A proposito, lo sai che giorno è oggi? Non lo so, mercoledì. No, giovedì. No, che giorno del mese? Ma cosa vuoi che ne sappia? Ho perduto la nozione del tempo. Oggi è il 4 settembre. Beh... Come beh? Non ti dice niente questa data? A me no. Come? Ah! La breccia di Porta Pia. E che breccia? E allora cos'è? Oggi è il 30. Cosa? Ma che razza di vedova sei? Un mese fa, in questo giorno, il tuo povero marito... No, no, Adriano, te l'ho detto tanto.
tante volte, non voglio sentirti scherzare su questa... E dalli con Adriano, ma come devo fartelo capire che non mi devi chiamare Adriano, mi devi chiamare Roberto? Ah, è vero anche questa storia del nome, ma c'era proprio bisogno? E come no, avevamo combinato tanto bene, tuo marito è morto, io sono suo fratello, tuo cognato, tu sei venuta qui per dimenticarlo e io ti ho accompagnato. Piuttosto, di un po', Maria, vorrei sapere una cosa. Che cosa? Che faresti adesso se io fossi veramente morto? Ma che razza di discorsi fai? Niente, una curiosità. Saresti ancora addolorata? Ma si capisce che sarei addolorata. Ma come, non ti saresti ancora consolata? Consolata? Dopo appena un mese. Ma tu sei pazza. Ma no. E staresti ancora a piangere? È sicuro che piangerei. Tutti i giorni? Certo, tutti i giorni. Questo mi fa piacere. Oh, finiscila con questi discorsi, non si potrebbe parlare d'altro. Ma sì, parliamo d'altro. Allora, cosa vogliamo fare? Perché l'estate è quasi finita, i villeggianti stanno per andarsene, non vorremmo passare tutto l'inverno qui. Oh, ci mancherebbe altro, non ne posso già più di questo paese. Sai cosa potremmo fare? Andare a Perugia, da tuo zio Michele, chissà che feste ci farà, tanto tempo che ci aspetta. Da zio Michele? Sì, a Prepo. Ma tu sei pazzo, tu non puoi. E perché? Sei morto. Ah, già è vero, sono morto. E allora, dove ci va? Ma... credo purtroppo che per tanti motivi sarà più prudente restarcene qui. Nessuno ci conosce, nessuno può venire a sapere. Speriamo piuttosto che non finiscano col sospettare. Sospettare che cosa? Capirai, un uomo e una donna che vivono soli nella stessa casa. Potrebbero pensare che siamo amanti. Lascia che lo pensino, che ce ne importa a noi? Ma perché, ti hanno chiesto qualche cosa? No, no, chiesto no, ma sai... certe frasi, certe allusioni di Paola. No. Sapessi com'è curiosa e pettegola quella là? Ma tu, le hai detto che io sono tuo cognato? Si capisce che gliel'ho detto, ma appunto per questo. E allora? Sai, a vederti così sereni e spensierati. Io che ho perso un marito, tu che hai perso un fratello. Già, che dici, dovremmo avere l'aria un po' più afflitta. Direi. Sì, capisco, ma il guaio è che io spesso me ne dimentico. E poi non bisogna esagerare. Sono qua, Sara, vieni, vieni. Oh, buongiorno, Maria. Buongiorno. Ma come, Maria, non sei ancora pronta? Perché? Che ore sono? Oh, tardi, cara, le 5 passate. Dio mio, io credevo... Beh, 2 minuti, sai, 2 minuti sono fatto presto. Fa presto, cara, fa presto. Oh, ma questa è una novità. Sì, ti piace? Mi è arrivata oggi col corriere. Ah, bellissima. Così potremo ballare sulla terrazza. Ballare, Ah, già mi scusi. È un regalo per Maria? Sì, lo desiderava tanto. Ah, lei è proprio pieno di premure per sua cognata. Oddio, cerca di svagarla, di distrarla. Ha ragione, poveretta, ne ha proprio bisogno. Perché? Che cosa vuol dire? Niente, pensavo appunto che dopo una simile disgrazia bisogna aiutarla a dimenticare. Già. Che cosa fa? Attacco il filo per l'antenna. Vuole? Oh, bravo, è quello che cerchiamo, grazie. Pardon. Scusi, Non c'ho fiammetta. Ecco qua. Fornitissimo. Grazie. Prego. Chi era più giovane, lei o suo fratello? Questo qua è lo stesso. Lui era un po' più giovane, ma... di poco, di un mese, di un anno, appena un anno. Era simpatico? Sì, simpaticissimo. Più di lei? Che faccia di domande, come faccio a saperlo? Eravamo simpatici tutti e due. Senta, mi dica una cosa. Una cosa che... Dio mio, forse le sembrerà indiscreto quello che le chiedo, ma gli voleva veramente molto bene. Io? No, Maria. Si capisce che le voleva bene. Era suo marito. Questo non sarebbe una ragione sufficiente. Ci sono anche delle mogli che non vogliono bene i loro mariti, non le pare? È vero. Ma perché lei crede no, forse che... No, io non credo a niente.
dicevo così, in generale. Ah, in generale? Però c'è una cosa strana che non capisco. Che cosa? Maria non parla mai di suo marito. E se io le chiedo qualche cosa mi risponde così, evasivamente, cerca subito di cambiare discorso. Ma si capisce, sono ricordi dolorosi. Ma scusi Paolo, è possibile che lei non abbia altri argomenti di cui parlare con Maria? Ma cosa c'entra? Io gli ho fatto qualche domanda per sembrare cortese. Di solito quando si perde una persona cara ci si tiene a parlare. Invece no? Maria non ci tiene affatto. Ma scusi, io faccio di tutto per distrarla. Mi sforzo di mostrarmi allegro. Sapesse che fatica mi costa e lei sembra quasi che ci provi gusto a ricordarglielo. Io non capisco che mania abbiate voi altre donne di parlare sempre dei defunti. Ma non si parla. Ho fatto presto? Oh, prestissimo. Ma come ancora quel vestito? Ma non ne hai degli altri? Sì, ne ho, ma sono tutti troppo chiari, troppo appariscenti. Oh, ma con quello lì fai venire la malinconia. Ecco, vede che cosa le dicevo? Perché? Cosa c'è? Ma c'è che bisogna cercare di vincerti, caro. Sempre con quel vestito scuro, quella faccia triste. Del resto, ricordati cosa diceva. Chi? Lui, mio marito. Tuo marito. Mio marito? Cosa diceva? Niente lutti, per carità, niente lutti. Se io dovessi morire, niente lutti, non ricordo. Sì, è vero, sì, sì. E allora, se questa è la sua volontà, del resto qui siamo al mare. Anche se ti vesti di chiaro, che male c'è. Sì, sì, hai ragione, ma adesso non so. Beh, ecco, forse col tempo. Dove andate lì? A prendere il tè al Miramare. Ci sarà molta gente. Io credo di sì, sono arrivati degli altri villeggianti. Ah, è un posticino così grazioso, vedrai. C'è una bella terrazza sul mare, c'è una buona orchestrina. Beh. E poi si prende il tè e si balla. Si balla? Davvero? Oh, che bellezza. Maria! Roberto! Mi viene sempre in mente il nome del mio povero marito. Del resto, Maria, io sono sicuro che poverino lui, se potesse parlare, ti direbbe: ma balla, divertiti e non pensare a me, che io sto bene, dove mi trovo? Sì, sì, va bene, ma lo sai che non mi piace, non voglio farmi vedere. Ma come, adesso non vuoi più venire? No, non lo so. Sono indecisa. Vieni, che ti sbagli un pochino, cara. Sceglieremo un tavolino a parte dove nessuno ci vede, va bene così? E lei non ci accompagna? Sì, vi raggiungo subito. Il tempo di attaccare il filo per l'antenna e sono... Allora, più tardi. A più tardi. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rosina! Rosina! Rosina, senti, sì, dov'è la scala? La scala è nel cortiletto dietro la casa. Ah. E vuole che vada a prenderla? No, no, lascia, vado io. Adriano! 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 Maria! Sì, sono qui, Maria! Maria, sono qui! Adriano, stoppa! Nasconditi! Nascondermi? Perché? Che è stato? Oh, una cosa terribile! Oddio, mi manca il fiato! Sì, siediti! Adriano, nasconditi, nasconditi! Ma nascondermi perché? Perché? Spiegati, santo cielo! Chi è caduto? Guglielmi! Sì! Il tuo direttore! Beh, è qui! No! Sì, l'ho visto io, anche lui l'ha vista, ma riconosciuta. Ma dove? Come? Quando? Adesso, proprio adesso. Oh, avevamo appena imboccato la strada principale. Sì. È passato l'automobile e lui guidava. Ha riandato la patente? Sì. Mi ha vista, mi ha riconosciuta ed ha frenato subito. Ah, meno male. Io ho perduto la testa. Ho detto a Paola che avevo dimenticato una cosa e sono fuggita via. Adesso certamente chiederà, si informerà, verrà qui a cercarmi. Adriano, non c'è tempo da perdere, tu devi scappare subito. Come scappare? Dove scappo? Come faccio a scappare adesso? Nasconditi almeno che non ti veda. Se ti vede siamo perduti. Ma calmati, non ti agitare. Con l'agitazione non si risolve niente. Ah, io lo sentivo, avevo il presentimento. Per carità, non tirarmi fuori i presentimenti. Ma tu piuttosto, sei proprio sicura che fosse lui? Ma se ti dico che mi ha riconosciuta? Non c'è tempo da perdere, bisogna muoversi, agire, fare qualche cosa. Ma che cosa? Che cosa? Via, non lasciamo prenderci dall'orgasmo, per Bacco. Oh, tanto non è detto che lui venga a cercarti. Li conosce appena, dovrà parlato se no un paio di volte. Anzi, non riesco a capire come abbia fatto a riconoscerti. Vieni! Ne sono sicura. Ma perché deve venire? Non ne vedrai la ragione. Ma mettiamo anche gli salti in testa di venirti a salutare. Probabilmente sarà qui di passaggio. Verrà a fare quattro chiacchiere e poi andrà per i fatti suoi. Tanto io non mi faccio vedere. Anzi, me ne salgo in camera mia. Ma... La campana del cancello. Sì, la campana del cancello. Dove va? Guardo chi è. Attento che non ti veda. Sì. È
proprio lui! Oddio. È lui! Rosina! Aspetta, aspetta! Da sentire bene quello che ti dico. Se quel signore ti domanda qualche cosa, non parlare di me. Io non ci sono, non esisto. Hai capito bene? Qui abita solo la signora. Va, va ad aprire. Io salgo su e tu sbrigalo in fretta. Hai capito? In fretta. Buongiorno, signore. Di qui, prego. Grazie. Accomodi. Maria. Signora Maria. Buongiorno, Guglielmi. Sapesse come sono felice. È tanto che la cerco, ho chiesto a tutti. Pensi che mi sono persino rivolta a un'agenzia di informazioni. Ma no. Sì, sì, veramente. Non riuscivo più ad avere sue notizie. La portinaia di casa sua mi ha detto che lei era partita, ma che non sapeva dove andare. E ora, inaspettatamente, il caso ha voluto aiutarmi. Ma lei non mi ha visto quando poco fa ci siamo incontrati sulla strada? Io? No, no, io no. Ma che strano. Avevo l'impressione che lei mi avesse guardato. Lei era con una signora? Sì. Io passavo in macchina proprio lì vicino a loro. Ho fermato subito, ma quando sono sceso lei era già scomparsa. È stata appunto quella signora a indicarmi la via per venire fin qui. Io ero così impaziente di vederla. Grazie, molto gentile. Ti accomodi, prego. Grazie, grazie. Allora, mi dica Maria, sono veramente ansiosa di sapere... Ma quando è partita lei? Oh, quasi subito, dopo una settimana. E perché non ha lasciato detto dove andava? Preferivo che nessuno lo sapesse. Desideravo essere sola. Capisco. E nemmeno a me ha voluto dirlo. A lei non ho pensato. Ecco, vede Maria, è questo che mi dispiace, che lei non abbia pensato. Mi dica Maria, che cosa sono per lei? Un'estranea? Meno che un'estranea. Ma no, cosa dice? Lei è un vecchio amico. Ecco la grande parola, amico. Una parola che non significa niente. Non saprei cosa vuole che significhi. Da quanto tempo ci conosciamo? Da tanti anni, da quando eravamo ragazzi. Ecco appunto. Quando eravamo ragazzi lei diceva che io ero il suo migliore amico. Poi è passato del tempo, lei si è sposata e io sono diventato il suo buon amico. È passato dell'altro tempo, ci ritroviamo ora... E io sono il suo vecchio amico. Ebbene, non le pare simpatico? Sì, sì, simpaticissimo, ma... Vede, questa famosa amicizia è come una barriera che ci separa. Mi dica la verità, Maria, ma sia sincera. Lei avrebbe preferito non rivedermi. Ma no! Oh, che idea, anzi, sono molto contenta. Contenta? Sì. Veramente? Sì, sì. Sa che mi viene un dubbio? Che dubbio? Che poco fa, quando ci siamo incontrati sulla strada, lei mi abbia visto e appunto per questo si è fuggita. Ma no, le assicuro, perché avrei dovuto fuggire. Così, scusa. così, per non farmi scoprire il suo rifugio. Io ho l'impressione che lei sia ancora troppo attaccata al passato, ai ricordi. Lei crede al destino? Non so, non ci ho mai pensato. Io non ci credevo, ma adesso, pensi, io sono partito senza un programma, senza una meta precisa. Vagabondavo così, affidandomi al caso. E il destino mi ha guidato fino a questo piccolo paese. E come posso non credere al destino? Senta, Guglielmi, le sono grata per questa sua visita. Mi ha fatto piacere, molto piacere. Ma adesso la prego, riprenda il suo viaggio. Non cerchi di rivedermi. Ma perché? Ma perché gliel'ho detto, io desidero essere sola, non vedere e non parlare con nessuno. Ma... Sì, sì, lo so quello che lei vuol dirmi. Dovrei reagire, dimenticare, ma è appunto questo l'unico modo. Ma come? Ma lei vorrebbe che adesso che l'ho ritrovata... Ah, no. No, no, Maria, è assurdo quello che lei mi chiede, non vederla più. Maria, si vede che lei non ha capito o non vuol capire che cosa rappresenti per me questo incontro. Guardi, può chiedermi tutto meno che questo. Anzi, mi dica, ci sono degli alberghi, delle pensioni in questo paese? Sì, 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 ci sono, ma guardi che sono tutti pieni e non troverà posto, sai, è inutile. Una stanza riuscirò a trovarla, anzi, è meglio che vada subito. E io tornerò più tardi per farle sapere, mi scusi. No, no, aspetti, Guglielmi. È meglio che ci parliamo chiaramente. Fra noi due c'è un equivoco che bisogna assolutamente chiarire. Equivoco? Non capisco. Sì, sì, lei mi capisce benissimo, ma ad ogni modo, visto che ci siamo... È bene venire ad una spiegazione aperta e definitiva. Noi ci conoscevamo da ragazzi. Dopo ci siamo perduti di vista. Quando ci siamo ritrovati, lei era diventato un uomo importante e autorevole e io ero diventata la modesta moglie di un modestissimo impiegato. Lei si è fatto qualche illusione su di me, ma
Visto che non c'era niente da fare, non ha insistito ed ha ripiegato sull'amicizia. Ma scusi, non signora... Non mi lasci finire. Dopo è accaduto quello che è accaduto. Probabilmente lei ha pensato, ora è vedova, libera. E cosa c'è di più comodo di una vedova? Sola, padrona di se stessa? No, Guglielmi, no. Lei si sbaglia. Ripieghi anche questa volta sull'amicizia. Riprenda il suo viaggio e mi lasci in pace. Sarà meglio per lei e per me. Ha finito? Sì, ho finito. Adesso posso parlare io? Sì, sì, parli pure, ma non vedo... Vede, Maria, lei ha ragione. C'è un equivoco, ma non è quello che lei pensa. Maria, un giorno io verrò a chiederle se vuole essere la mia compagna. Come? Cosa vuol dire? Non capisco. Io sono solo, lei è sola. Sarò tanto felice se vorrà accettare di diventare mia moglie. Ma non è possibile. Ma perché non è possibile? Ma perché? Perché è assurdo, è ridicolo. Ridicolo? Non mi scusi, Maria, ma io non ci vedo niente di ridicolo, sa? Io le voglio bene, le chiedo di sposarmi. Guardi, ci pensi quanto vuole, mi risponderà quando vuole. È inutile, no. Non posso. Non può? No. Ma per... C'è forse un'altra persona? No. No, no, le assicuro, non è questo il motivo, è che non posso, non voglio. Ecco, è questa la ragione. Non voglio più sposarmi. Vuole restare sola? Sola, sola. Tutta la vita? Sì, tutta la vita. E allora senta, Maria, facciamo una cosa. Dimentichiamo questo colloquio. Io tornerò fra poco. No, 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 non parlerò più di questo. Parleremo come due amici... che non hanno niente di importante da dirsi. A più tardi. Maria! Maria! Se n'è andato? Sì, sì. Oh, finalmente! E chi ha detto? Chi ha detto? Niente, niente. Come niente? Avete parlato di qualche cosa? Sì, ma non mi ricordo, non lo so. Abbiamo parlato così, del più e del meno. Ma ce ne avete messo del tempo a parlare del più e del meno? Non se ne andava mai. Maria! No. Maria, mi scusi, sono uscito dal cancello, ma non riesco più a orizzontarmi. Ci sono tre strade. La prima destra. Ah, grazie, ecco. Scusi. Lari! No, no, io sono mio fratello. Già, no, il fratello di mio, del povero Lari. Il fratello? Sì, il... Vabbè, no, è possibile. Il fratello? Ma è straordinario, è incredibile. È una somiglianza prodigiosa. Ah, già, lo dicono tutti, però lo dicevano. Io per un momento ho avuto l'impressione come se mi trovassi di fronte a un fantasma. Scusi, Sano, io non mi aspettavo. Parola d'onore, c'è veramente da ingannarsi. Gemelli. Chi? Sì, quasi. Permette, Guglielmi. Fortunatissimo. Il suo povero fratello era uno dei miei più preziosi collaboratori. Gli volevo molto bene. Grazie. Ecco! Ecco, ora guardandola meglio io noto qualche piccola differenza tra lei e suo fratello. C'è. Sì, sì, perbacco. Innanzitutto gli occhi. Sì, appunto, lui aveva gli occhi un po', vero? Sì, miope, miope. No, io invece sono presbite leggermente astigmatico. No, questo, no. Mi pare che suo marito avesse gli occhi più chiari, vero? Sì, sì, più chiari, più chiari. Ecco. Cerulei. Poi lui portava i baffi, guardi, niente, dai, mai portati i baffi. No, poi anche la fronte. Una fronte bassa, poveretto, si ricorda, una fronte... Il taglio della bocca. Un taglio inconfondibile, una bocca proprio inconfondibile. Il naso no? Sì, è diverso. No, sì, identico, sì. Identico a quello di... Ma guardi che io ho il setto nasale storto. No, me lo ricordo perfettamente. Sì, esatto. Sì, ma naso a parte, però io noto molte piccole differenze tra voi due. Sì. Però, sì. Sa, così di primo acchito... Ah, beh, certo, di primo acchito. E lei è qui di passaggio? Sì, sono qui di passaggio. Ecco. No, ho saputo per caso che la signora era qui, allora sono venuta a salutarla. Ah, bene, e adesso riparte subito. No, avrei intenzione anzi di fermarmi.
chiami, sempre che mi riesca a ritrovare una casa. È difficile, sa, perché è tutto pieno, vero? Lo so, anzi, è bene che io vada subito a adesso la prima destra. Sì, sì, la prima destra. Molto lieta di averla conosciuta. Hola. Niente paura. Signora, noi ci vedremo più tardi. Come vedere. No. La prima a destra. Sì, grazie. Veramente. No. Ci ha creduto, l'ha bevuta. Dio mio. Ho voluto assicurarmi che se ne fosse veramente andato. Di un po', Maria, hai avuto paura, eh? Ma certo che ho avuto paura. E io, quando l'ho visto apparire sulla porta, mi sono sentito i sudori freddi. Beh, meglio di così non poteva andare. Lì, hai sentito? Ha trovato le differenze, il naso, gli occhi, la bocca. Io credo che se rimaneva qui un altro po' avrebbe finito per scoprire che io non mi assomigliavo affatto. Adriano, non ci sarà pericolo che abbia capito. Che cosa? È che... Io... Sono io? Sì. No, non è possibile. Come può essergli saltata in testa una cosa simile? No, lui mi conosceva appena, mi avrà visto poche volte, sì. No, hai sentito? Hai sentito cosa ha detto? Che ero uno dei suoi più preziosi collaboratori, che mi voleva molto bene. Io veramente di questo bene non me ne sono mai accorto, perché quelle rare volte che ho dovuto andare in direzione mi degnavo appena di uno sguardo. Del resto non posso lamentarmi, è sempre stato molto carino con me, mi ha fatto avere delle promozioni, delle gratifiche, va bene che me le meritavo. E poi, non hai visto che Popò di Corona ha mandato al mio funerale? Maria? Eh? Sto parlando con te. Oh, scusa, ero distratto. Lo vedo, su, allegra! Per vago, sei ancora tutta pallida, tremante, ormai il pericolo è passato, cara. Corolla mia cognatina bella. No, stai fermo. Sai che ho davvero la sensazione che Adriano non esista più. Alle volte, guardandomi allo specchio, ho l'impressione di essere un altro. Non so, sai, prima avevo una faccia avvilita, una faccia di povero uomo. Adesso, invece, e anche tu, anche tu sei cambiata. Io? Più bella. Più luminosa. Oh, ma sì. No. Io sono sempre la stessa. E che adesso non ho altro da fare che occuparmi del mio viso, dei miei capelli. No, non è questo difficile da spiegare. È come se qualcosa nascesse dentro. Un senso d'orgoglio, di sicurezza. Ecco, per esempio, quel vestito. Prima, quando lo mettevi, aveva un'aria umile, dimessa. Adesso invece, non so, sembra quasi che la stoffa sia divenuta più preziosa. Eppure tu sei la stessa, io sono lo stesso. E come lo spieghi, eh? Non lo so, non capisco. Fai dei discorsi strani che... Maria. Cosa vuoi? Lo sai, Maria, che mi sto innamorando di mia moglie. Ah, sì? Allora prima... Ma che c'entra? Anche prima? No, volevo dire che adesso mi sto innamorando in un altro modo, come... È come se dovessi prendere il posto di un altro. E chi altro? Quel povero Adriano. Oh, ma che sciocchezze stai dicendo? No, non sono sciocchezze, no. No, vedi, io vorrei proprio fartelo dimenticare. Adriano è il passato, un brutto passato, misero, grigio, tutto stenti, rinunzie. Non potevi essere felice, povera Maria, io lo capivo, sai, lo sentivo, ma che potevo fare? Niente. A volte mi sembravi quasi che avessi del rancore contro di me. Rancore? Ma cosa? Sì, ma era giusto, era umano, perché vedevi le altre donne più ricche, più fortunate di te, che avevano tutto, invece tu non avevi nulla. Mi ricordo quella volta che ci regalarono i posti per l'opera e ti guardavi intorno, avvilita, umiliata. Poi siamo usciti, pioveva, siamo passati tra le automobili, mettendo i piedi nelle pozzanghere, tu non dicevi nulla, ma ad un tratto, nel salire in tram, mi hai guardato e mi hai sorriso, forse per farti perdonare i pensieri che avevi contro di me. E permesso? Chi è? Buongiorno, Caterina. Buongiorno. Oh, mi scusi, ma ho trovato il cancello aperto e sono entrata. Ma brava, Caterina, hai fatto bene. Che bei fiori. Ne vuoi, Maria? No, ne abbiamo ancora tanti. Portameli domani, Caterina. Ma signora, questi sono per lei. Per me? Eh sì, un signore me li ha pagati tutti e mi ha detto di portarli qui. Scusi, signora, se potesse metterli in qualche posto, perché ho bisogno del cesto. Sì, scusa. Ecco, Caterina.
Grazie, signor. Buongiorno. Ciao, Caterina. Stai aprendo un negozio di fioraia? È lui che te li ha mandati? Sì, credo di sì. Ma perché? Non ne capisco la ragione. Perché? Nessuna ragione. Avrà voluto fare un atto gentile. Sì, capisco, però mi pare che esageri. Arriva, si precipita a salutarti, se ne va, ti scraventa addosso un uragano di fiori. Perché? Ecco, io questo vorrei sapere. Perché? Ma nessun perché. Io non ci vedo niente di straordinario se un uomo manda qualche fiore ad una signora. A qualche. Già mi pare che quello abbia la mania dei fiori. Muoio io, fiori. Vede te, fiori. Io non capisco perché tu voglia dare tanta importanza ad un atto che non ne ha nessuna. Nessuna? No, nessuna, nessuna. Ecco, vedi, poco fa tu parlavi di Adriano, vero? Del passato. Questa scusa se te lo dico, ma è proprio la mentalità di Adriano. Cioè? Cioè che i fiori si debbano mandare soltanto per le grandi occasioni. Quando si nasce, quando si sposa, quando si muore. Ma i fiori si possono mandare anche così, senza nessun motivo, per un semplice atto di cortesia. Allora a te sembra naturale. Ma sì, naturalissimo. Fammi il piacere, dammi quel vaso. E anche quell'altro. Vieni. E adesso ritorna. Sì. Lui, Guglielmo. No, non credo. Sì, ritorna. Non hai sentito? Ci vedremo fra poco. Ma che viene a fare? Non lo so, vorrà farci una visita. Ma te l'ha già fatta la visita. Sì, ma scusa, perché mi fai tutte queste domande? Cosa c'entro io? Cosa ne devo sapere? Niente, era solo per chiederti se trovavi anche questo naturale. Io avrò una mentalità, come tu dici, da Adriano. Capirai, questa intimità nata così all'improvviso... Intimità? Ma dov'è l'intimità? Cos'è? Sei nervosa? Ma si capisce che sono nervosa. Tutte queste domande. Sembra che tu voglia farmi il processo. Ma che processo? Che processo? Io ho chiesto così. Bene, va, lasciamo andare. Vuoi che ti aiuti mentre No, porta. No, non importa. La verdura qua. Ah, se vuoi dare quelli a Caterina, a Rosina. Rosina? Rosina? Prendi. E cosa ne devo fare? Ah, non lo so, cosa ne deve fare? Buttarli via, non lo vedi che sono appassiti? Hai sentito? Buttali via. Eh? Buttali via! Sì, signore, sì. Eh? Di, Maria, andiamo a fare due passi? No, per carità, non ho voglia di camminare. Allora, andiamo a sederci sulla terrazza a prendere il fresco. Il fresco? Ma se c'è un sole che spacca le pietre. E dove? Dov'è il sole? Oh, sei tutto in ombra. Sì, sì, va bene, ma c'è caldo lo stesso. C'è il riverbero. Ah, se c'è il riverbero. E allora, dove andiamo? Cosa si fa? Ma niente, niente, ma c'è sempre bisogno di fare qualche cosa. Non si può stare un momento tranquilli? Ma insomma, che ti prende? Si può sapere? Ma niente, niente. Ho bisogno di essere lasciata in pace. Ma oggi sei intrattabile. Ho i nervi. Lo vedo, ecco. Lo vedo. Sarò padrona di avere i nervi, no? Tutte queste ansie, è un mese che viviamo in un'ansia continua, anche i nervi si rovinano. Ma scusa, cosa c'entra adesso questo discorso? Fino ad ora? Sì, sì, tutto fino ad ora ho resistito, ma ora non ce la faccio più. Io sono stanca, sono esasperata. Questa parte che mi tocca fare, questa finzione continua, dover vigilarmi, sorvegliarmi, stare attento a ogni parola che dico, mostrarmi afflitta per un dolore che non ho, vestire il lutto per un morto che non c'è... Anche la resistenza ha un limite, sai? Basta, non ne posso più. Non gridare, parla piano. Non permesso, ma cosa vuoi fare? Non lo so. Finirla, ecco, finirla di fare la vedova inconsolabile. Ma calmati, tu non ragioni, ti fai esaltando con le tue stesse parole. Io non ragiono, vero? Non ragiono. Ma è proprio ora che comincio a ragionare, che comincio a capire, a vedere che... Ma capire che cosa? A vedere che cosa? Ma spiegati in nome del cielo! Niente, non ci badare. Mi sto esaltando con le stesse parole. Oh, senti. Chiunque sia, fammi il piacere. Di che ho mal di capo, di che mi sento male, di quello che vuoi. Io non voglio vedere nessuno. Lui non vuol vedere nessuno e pianta qui me. Oh, santo! Ah!
Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Eccoci qua. E l'ho dovuto accompagnare io perché lui aveva paura di perdersi in questo labirinto di stradette. Ah, oh, non sa come mi ha chiamata? Arianna. Marianna. No, Arianna. Arianna, cos'è un diminutivo di Paola? Oh, no, Arianna, quella del labirinto. E lei è un'Arianna moderna, senza figli. Simpatico. E Maria dov'è? Sta poco bene, un po' di mal di capo. E... Davvero, mi dispiace. Sì, anzi, la prego di scusarla. Ma... posso andare a fare un salutino? No, guardi, Arianna, Paola, forse sarebbe meglio. Beh, che... senta, io ci provo, tanto Maria con me non fa complimenti. Se non mi vuole, mi manda via. È su in camera sua? Sì, credo. Allora va, per me. Prego, Paola. Maria! È graziosa. Chi? Paola. Ah, sì, è graziosa. Si accomodi, prego, si accomodi. Grazie. Sigaretta? Sì, non lasciate su. Grazie. Non guardi che non ho... Prego, prego. Grazie. E lei ha potuto trovare da dormire, sì? Sì, al Miramare, per una fortunata combinazione. Pensi, uno che ha dovuto partire improvvisamente. Ho piacere. E si fermerà qui qualche giorno, sì? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualche giorno, forse qualche settimana. Qualche settimana? Ho piacere. Sì, dipende da come mi troverò. Lei è qui da molto tempo? Sì, quasi un mese. Ah, è venuto qui con Maria? Sì, appunto, con Maria. Molto bello, Pisa, molto bello. Maraccio. Sì, sì. Ci deve essere una gran pace, eh? Anche troppo, un silenzio di tomba. Ecco, se uno vuole, può passare delle settimane intere senza vedere nessuno. Ah, è un paese veramente incantevole. Come avete fatto a scoprirlo? Oh, così per caso, cercavamo un posticino tranquillo, Maria è piaciuto subito. Vermouth? Come? Domandavo se volevo un vermouth. Ah sì, grazie, sì. Molto gentile, sì. Allora vado a prendere. Grazie. Lo vuole liscio o senso? No, liscio. Liscio. Una scorzetta di limone dentro? No. Un po' di ghiaccio? No, nemmeno. Non gradirebbe piuttosto una bella fetta di cocomero ghiacciata? No, per carità. Perché? Potrebbe essere pericolosissimo. Ah. Allora vado a prendere il vermo. Grazie. Pazienza. Andato. A lei? Grazie. Sì. Alla mia, alla sua. È stato lei a consigliarle di partire? A chi? A Maria. Poveretta, capirà. No, ha fatto bene. In certi casi non c'è altro da fare. Partire, cambiare ambiente, vedere visi nuovi. Ecco, visi nuovi. Immagino che non le sarà stato facile convincerla. Per carità, non me ne parli. Si è resa però, mi sembra, più sollevata, più serena. Sì, vero? Sì, è sua. Oh, ricordo l'ultima volta che la vidi, subito dopo la disgrazia. Che pena mi fece, povera Mariolina. Mariolina? Mm? Mariolina sì. Chi? Sì, prima la chiamavo così. Prima... Sì. Prima quando? Quando eravamo ragazzi. Già. Ah. Lei mi chiamava Cesarone. A lei? Sì. Ragazzi. Uh-huh. E io la chiamavo Mariolina. Sì. Bene. E c'è stato anche un piccolo romanzo fra noi. Ma davvero? Ma c'è stato anche un piccolo romanzo. Un romanzo innocentissimo, intendiamoci. Lei aveva 10 anni, io ne avevo 14. Minorenni. Già. Ma come, non gliel'ha mai detto? No, non mi ha detto niente, ma mi racconti che interessano moltissimo i romanzi. Prego, mi racconti. C'è poco da raccontare, il nostro romanzo è durato il periodo di una villeggiatura. Ah, romanzo estivo. Già. Quando poi ci siamo ritrovati, parecchi anni dopo, lei era già sposata. Ma perché vi siete ritrovati? Sì. Uh-huh. E fu appunto allora che io mi interessai per far avere il posto a suo marito. Posto? Che posto? Beh, lui aveva un impiego modesto, guadagnava poco, e allora io lo feci assumere dalla mia società. Ah, è stato per questo?
Il posto l'ha avuto perché lei conosceva Maria Olina lì. E lui non ne sapeva niente. Come niente? Sì, niente di Cesarone, di Maria Olina, della storia del romanzo. Non sì, sapeva. No, sì, no, sì. No, no. Sì, credo che Maria gliela abbia detto. No, non gli ha detto niente. Ma ne è sicuro? È per Marco, se glielo dico io, vuole che non lo sappia. Forse sarà stato per delicatezza. E già, lei sa come sono i mariti, no? Diffidenti, sospettosi. E se lui avesse saputo, forse avrebbe potuto pensare che... Invece, non sapendo niente... Già, non sapendo niente... Sì, deve essere stato proprio così. Ricordo, infatti, che quando l'accompagnavo a qualche concerto... Ma perché Maria andava con lei anche ai concerti? Raramente. Purtroppo, molto raramente. Molto? Povera Maria. Lei è così appassionata di musica. Classica, sì. Mentre invece il suo povero marito... Lei sa che a suo fratello non piacevano che le fanfare. Fanfare. Ora mi dica lei se si può immaginare un gusto più barbaro, le fanfare. Ogni domenica nel pomeriggio l'accompagnava a sentire la banda. Beh, se le scrivono le fanfare vuol dire c'è della gente a cui piacciono, se no non è vero. Certo, ma lei pensi a quella povera disgraziata. Io qualche volta le ho offerto anche dei biglietti per andare a teatro, ma lei rifiutava sempre. È stato lei a dare quelle... Sì, perché gliel'ha detto? Sì, mi ha accennato vagamente, così. Lei la vedeva spesso, sua cognata? Io, sì, tutti i giorni. Tutti i giorni? Tiro a pensione, mio povero. Che strano, non me ne aveva mai parlato. E nemmeno a me aveva mai parlato di lei, mai, sa. Questo si capisce. Come si capisce? Ma naturale, lei era il fratello del suo povero marito e forse avrebbe potuto disapprovare questa nostra amicizia. Perché si trattava proprio di un'amicizia. Sì, in certo qual modo, sì, ma intendiamoci. Amicizia puramente spirituale. Si parlava di arte, di libri, di musica. E c'era in lei un desiderio di conoscere, di sapere, di uscire da quel suo mondo chiuso, ristretto, di cercare fuori tutto quello che le mancava in casa sua. Ma che le mancava in casa sua? E cosa vuole... Il suo povero fratello era una brava persona, un ottimo impiegato, laborioso, diligentissimo. Era un impiegato, con la mentalità, le idee, i gusti dell'impiegato. Vede, per una donna come Maria ci sarebbe voluto qualche cosa di più, qualche cosa di meglio. Lei mi capisce? No, non capisco. Vede, non so come spiegarle. Forse lui non era in grado di capire certe aspirazioni, certi stati d'animo di sua moglie. E poi anche la vita che le faceva fare, una vita di ristrettezze, di rinunzie. Ma perché Maria le ha raccontato? No, mai una parola, anzi a sentire lei era felicissima. Sì, però io me ne rendevo conto. E cosa vuole, con lo stipendio che aveva. Anzi, io ho cercato di aiutarlo. E ho commesso anche delle ingiustizie. Sì, gli ho fatto avere delle promozioni, delle gratifiche, che in verità... Non gli sarebbero aspettate. Ma lei gliele faceva avere sempre per Maria? Che... Cosa vuole? Non avevo altro modo. Addio. Ma cos'è? Non si sente bene? Benissimo, ma ho caldo. Si soffoca qui. Cosa? Si soffoca. Non mi sembra, anzi qui c'è abbastanza fresco. Però ha ragione lei. Era un bel cretino. Chi? Mio fratello. No, io non l'ho mai detto. No, ma lo dico io, ma come lui tutti i giorni a sgobbare in ufficio mentre sua moglie girava per i concerti con le amicizie spirituali. No, la prego, non dica questo, sì. Maria è sempre stata una moglie perfetta. Perfetto, ma per carità, se proprio lei mi ha detto che era piena di aspirazioni, di stati d'animo, che cercava fuori quello che non riusciva a trovare in casa sua, e allora? Sì, e allora? Lei perché si arrabbia? Io arrabbio, ma per carità, ma chi si arrabbia? No, io dico così per dire, ma insomma le pare bello, le pare simpatico questo. Povero della di marito, viene a scoprire d'improvviso che sua moglie se la spassava con Rubicone lì e deve accettare la notizia tranquillo, sorridente, così. Innanzitutto diamine. Quel povero uomo non ha mai saputo nulla, ma poi non capisco perché lei si riscalda. Chi si riscalda? Capirà che come fratello e come cognato... Ecco, appunto, mi sembra che lei come fratello e come cognato dovrebbe avere una maggiore comprensione, tanto più che mi sembra che lei abbia una mentalità diversa, più moderna, più intelligente. Lei può capire certe sfumature psicologiche. No, caro signore, qui non si tratta di sfumature. Qui si tratta di fatti concreti. Qui c'è il romanzetto che riscappa fuori. E se così fosse? Come? Scusi, Maria è vedova. Può disporre liberamente della sua vita, del suo cuore. Almeno credo. Ma come non... Non è così, forse?
Sì, certo, è così. Io posso assicurarle che finché lui era vivo non c'è mai stato un atto, una parola, un pensiero di Maria che potesse offendere. Già, finché era vivo, ma ora, ora che è morto... Non si capisce, ora che è morto la situazione è diversa. Si presentano delle nuove possibilità. Che possibilità? Non mi tenga sulle spine, mi faccia il piacere. Senta, con lei io posso essere sincero, anzi, devo essere sincero. Sì. Lei è il cognato. Si preoccuperà anche lei dell'avvenire di Maria. Mi permette di essere sincero? Ma anzi, ci tengo, dica. Ebbene, io ho sempre avuto per Maria un sentimento di amicizia devota e rispettosa. Questo sentimento è diventato sempre più forte, sempre più profondo. E ora ho la certezza che non potrà né cambiare né diminuire. Lei capisce quello che voglio dire? No. Io ho deciso di sposarla. Sposarla? Sì, anzi, poco fa, parlando con Maria, io mi sono trovato nella necessità di doverle esprimere questo mio desiderio. E che ha detto? Lei ha detto che non può, che non vuole. Lo credo bene. Ma io. Si capisce, la mia domanda in questo momento le sarà sembrata fuori luogo, quasi brutale. Si capisce. Ma io spero però che con il tempo, anzi per questo io vorrei poter contare sul suo aiuto. Sul mio aiuto? Sì, nessuno meglio di lei può compiere quest'opera di persuasione. Ma come io dovrei convincere Maria a sposare lei? Io, proprio io. Questo è il colmo. Perché? Non vuole? Ma si capisce che non voglio. Ma che bella roba d'altro mondo, non scherziamo. Ma come? Io devo andare da Maria e dire, senti Maria, c'è qui questo signore che desidera sposarti. Ma dove siamo? Lei è la persona più adatta per consigliarla. Lei è il cognato. Ma che cognato. Ma non le pare possibile che io, proprio io... Sentirei la voce di Paola, ne riparleremo. Sì, dopo. È bellissimo. Cara signora, buonasera. Rimessa dal suo mal di capo? Sì, rimessa, grazie. Sta meglio così, vero? Sì, meglio, ma non capisco. Cosa vuoi? Io non potevo sentirmela più addosso, tutta quella roba nera. Mi faceva venire la malinconia, ecco. Dunque, abbiamo ideato un bellissimo programma per questa sera. Lei, Guglielmi, Guglielmi ci accompagna in macchina a prendere l'aperitivo al bar del Belvedere. Ah, benissimo, a loro completa disposizione. E poi si torna in barca e tutti insieme andiamo a cena al Miramare. Come? Anche noi? Sì. Anche Maria. Ma sicuro, ma si capisce. Ma tutti, ma perché non le piace il programma dei festeggiamenti? Sì, mi piace, ma non capisco cosa c'entrino adesso questi festeggiamenti, cos'è il trigetto? Ma così, caro, tanto per cambiare, ma andiamo, povera Maria, è sempre chiusa in casa. Via, ma ha ragione Paola, un po' di svago ci vuole. Sì, un po' di svago, ma non bisogna esagerare. Ma scusa, anche se per una sera andiamo a cena fuori, non sarà la fine del mondo, ma no? Come, se proprio lei dice che bisogna distrarla? Sì, distrarla, d'accordo, ma bisogna salvare anche le apparenze, non è neanche un mese. Insomma, bisogna avere un po' di riguardo per la memoria di quel povero uomo. Oh, per carità, non ricominciamo con quel povero uomo, eh? Maria! Basta, ma è possibile che non si debba parlare altro che di lui? Ma sì, lo lasci in pace, ma cosa va a ricordarle? Ma piuttosto facciamo presto perché è tardi. Sì, ma tu non vai a cambiarti? Non puoi mica venire così. Cosa? Adesso bisogna aspettare che lui si cambi? Oh, siamo freschi, chissà quanto tempo ci mette. No, non c'è niente da aspettare, io non vengo. Ecco, bravo, lei ci raggiunge al Miramare. Sì, no. Sì, aspettiamo ora. No. Ma la mia borsa, l'ho dimenticata tu, aspettatemi. Signora, vogliamo andare? Sì, andiamo pure, andiamo. Maria, aspetta. Maria, senta. Maria! Cosa vuoi? È spiccia, ti basti a cambiare. Maria. Eccomi. Maria! Eccomi. Oh, sono già andati via. Senta Paola, mi faccia piacere di dire a Maria di tornare immediatamente su, anzi le dica che le proibisco, capisce bene? Le proibisco! Ma che proibisce, che proibisce? Ma è libera finalmente, può fare quello che le pare. Ma la lasci in pace, ma cosa c'entra lei? Ma non la stia a seccare. Ma cos'è lei? Suo marito? Oddio, ma che fossi veramente morta. No, no, non queste. Porta le tovagline ricamate. Queste? Sì, queste. Dio, che tempo. Adesso ricomincia a piovere. Ma è un temporale. Vedrà, farà come ieri. Un acquazzone e poi tutto sereno. Ah, eh? Beh? E guardi che è venuta donna Concetta. Donna Concetta? Sì, per l'affitto della casa. Le hai detto che il signore non c'è, che torna alla fine della settimana? Sì, ma vuole parlare con lei. Ha detto che ripasserà più tardi. Va bene. Porta delle fettine di limone sul piatto. Devo portare anche il latte. Ma sì, lo sai, lo prepari tutti i giorni. È possibile che ti si debba sempre ripetere le stesse cose. Eh? Su, sbrigati, che fra poco sarà qui quel signore, va.
signora Maria, buonasera. No, no, aspetta, aspetta, ti bagno tutto. Rosina, Rosina, tutta me la sono presa. Buonasera, tutta. Bentornato, signora. Buonasera, Rosina, prendi. Sì. Mettili ad asciugare. Io che viaggio. Che viaggio, che viaggio. Sai, ho perduto la coincidenza con l'ultima carriera. Mi è toccato aspettare 4 ore e mezzo alla strada. Ma sarà meglio che tu vada a cambiare. No, no, non importa. Non ti aspettavi di vedermi tornare. No, infatti non capisco. Mi avevi detto che saresti rimasto fuori tutta la settimana. E invece, dopo 5 giorni, eccomi qui. Aveva proprio la pena che partissi. Ma perché? Cos'è accaduto? Il posto era già occupato. No, libero. Liberissimo. Ottimo. Ah, sembrava fatto apposta per me. E ce ne sarebbero stati degli altri, tutti convenienti, con buoni stipendi. Ma in ogni posto... le solite domande. Che ha fatto? Dove ha lavorato? Chi può dare referenze? E sai, così. E ognuno deve avere un passato, un curriculum vitae, dei documenti. E io, il passato mio è chiuso. I documenti che me li dà? Per l'anagrafe non esisto più. Se chiedo la fede di nascita, mi danno il certificato di morte. Ma è possibile che non ci sia modo di... No, non c'è niente, non c'è niente da fare. Guarda, in questi 5 giorni ho provato tutto, anche per gli impieghi più umili, per i mestieri più vili, bisogna dimostrare la propria identità. Qual è la mia identità? Nessuno. Ecco, io sono nessuno. Tutta l'umanità è registrata, catalogata, controllata dal momento in cui nasce al momento in cui muore. Io non esisto. Sono rimasto fuori, sono in soprannumero, perciò non posso più trovare posto fra i viventi. Dal registro dei vivi sono passato nel registro dei morti. Va bene. Allora niente, caro, non c'è niente, niente da fare, niente. Sai qual è l'unica possibilità che mi è rimasta? Quale? Quella della gente che i documenti ce l'ha, ma non può mostrarli. I ladri, farabutti, truffatori, ecco sì, perché cosa sono io? Un truffatore, sì, proprio così, un truffatore. Ho voluto imbrogliare la società e la società adesso si vendica, mi respinge, mi nega il diritto di vivere. Ecco, questa è la mia situazione. Bisognava pensarci. Sì, lo so che bisognava pensarci prima, è inutile tirare in ballo sempre questo ritornello. Poi stiamo qui a tormentarci in stupide chiacchiere. Quanto c'è rimasto? Oh, quasi niente, ho dovuto pagare dei conti. Ah. È venuta varie volte da una concetta per sapere cosa vogliamo fare della casa, ripartirà più tardi. E cosa le diciamo? Rinnovare l'affitto? È ridicolo, con che lo paghiamo? Già, d'altra parte, dove si fa? Qui ci vuole del denaro. Ma come? Dove? Se vuoi vendere i miei gioielli. In carità, non parliamo di gioielli. Cosa vuoi che mi dino dell'anello e della tua catenina? Sai cosa ho preso io del mio orologio? L'hai venduto? Per forza, anche il portasigarette. A te, guarda. La miseria. Anzi, tieni, bastano appena per pagare l'affitto a donna Concetta. Io non so più dove sbattere la testa, perché questa è la cosa più spaventevole, che non posso far nulla, nulla. Porta un'altra tazza. Porta un'altra tazza. Sì, signore, sì. Già, io non ero in programma. E per lui? Sì. Tutti i giorni viene qui a prendere il tè? Sì, tutti i giorni. Ma non doveva partire? È partito, ma è tornato subito. Ah. Lo vuoi subito il tè? No, no, non importa. Aspetta. E di che ti parla quando vieni qui? Di tante cose. Dice sempre che ti vuole sposare? No, non lo dice, ma me lo fa capire. Allora, se non sbaglio, si considera quasi come un fidanzato. Sì, come un fidanzato. Fidanzamento un po' lungo, è cominciato quando eravate ragazzi, è proseguito mentre eravamo sposati. Ah, non c'è che dire, una bella prova di fedeltà e di perseveranza da parte sua. Che cosa significa questo discorso? Niente, una semplice constatazione. Mm. Certo, se non ci fossi di mezzo io. Anzi, sai cosa penso? Che in fondo per voi era più comodo prima, quando ero vivo. Sì, perché un marito vivo si può ingannare, mentre adesso... Vuoi farmi una scena di gelosia? No, per carità, ci mancherebbe altro, sarebbe ridicolo al punto in cui siamo arrivati. Qui sta per spegnersi, ci vuole dell'altra legna. Non ce n'è più, è finita. Sarebbe stato meglio comprare della legna piuttosto che spendere i quattrini per offrire il tè a quel signore. Il tè me lo ha regalato lui. Ah, benone, comincia già a provvedere alle spese domestiche, molto bene. Buonasera, peccato. Maria. Buonasera. Buonasera, era già di ritorno. Quando è arrivato? Poco fa con la corriera. Ah, bravo. È riuscito a spicciarsi presto, eh? Sì, prestissimo.
che buon tepore c'è qui, delizioso. È tornato un po' di freddo. Piove ancora? No, no, il vento ha spazzato tutte le nuvole. Non è uscita oggi, Maria? No, no, sono rimasta tutto il giorno in casa. Ha fatto bene, ha fatto bene. Una giornataccia, ogni mezz'ora giù uno sgrullone. Avrà avuto cattivo tempo anche lei in questi giorni, eh? Pessimo. Pessimo. Ha visto, Maria, che mare? Ah, sì, terribile. Mi hanno detto che le onde hanno raggiunto il sagrato della chiesa. Ah, oh, spettacolo meraviglioso. Vederlo dalla terrazza del Miramare fa veramente impressione. Ogni tanto gli schizzi arrivano fin lassù. Rosina, per favore, prenda quel pacchetto che ho lasciato lassù. Ecco, Maria, non so se le piacciono. Cosa sono? Dei croissant che ho fatto preparare dal cuoco dell'albergo. Non saranno prodigiosi, ma mi auguro che non siano nemmeno detestabili. L'aspetto è molto promettente. Speriamo che la promessa sia mantenuta. Io la ringrazio, ma mi dispiace che lei si disturbi sempre così. Via, per carità, sciocchezza. Ha portato anche lo zucchero? Come lo zucchero? Ha portato il tè. Ha portato i croissant. Credevo avesse pensato anche allo sucre. Cosa c'entra, scusi? Ho saputo che Maria non riusciva a trovare qui del tè di buona qualità, gliel'ho fatta avere un po'. Ma no, non ci badi. Lui dice così per scherzare, sa? Ci capisci, dico così per scherzare. E con limone, vero? Sì, sì, grazie, con limone, Maria. Tu come lo vuoi? Con latte o con limone? Nell'uno nell'altro, non ne voglio. Vuole un croissant? Merci. Ti accomodi, Guglielmo. Grazie. Grazie. Ha potuto sistemare bene i suoi affari? Io? C'è male. Ma a proposito, se posso esserle utile in qualche cosa, risponga di me senza complimenti. Molto gentile, ma sa, dato il genere dei miei affari, non credo che lei possa essermi utile. Comunque, la ringrazio. Allora, Maria, cosa ha deciso? Resta qui oppure... No, non lo so, non lo so ancora. Forse partiremo alla fine del mese. Per tornare in città? La ripeto, non lo so. Può anche darsi che all'ultimo momento cambiamo idea e restiamo qui. Ma è un po' monotono questo paese a viverci per molto tempo, vero? Un'altra tazza? Sì, grazie, grazie. Vuole il suo croissant? Grazie. Croissant, cornetto. Ma mi dica, Maria, a lei non comincia a sentire un po' la nostalgia della città? Le strade affollate, i negozi, i teatri, il cinema. No, no, non molto. Pare che ci sarà una buona stagione di concerti. Beh, li sentirò alla radio. Insomma, lei ha proprio deciso di staccarsi dal mondo, di abbandonarsi alla solitudine. No, no, non ho deciso niente. Oggi è così e domani forse... Già. Lei non vuol mai sapere oggi quel che farà domani. A lei non piace impegnare l'avvenire. Non è possibile impegnarlo. L'avvenire non dipende da noi. Ecco, vede Maria, questo è l'errore. L'errore del fatalismo. Credere che l'avvenire dipenda da forze misteriose, imponderabili. No, Maria, non è vero. L'avvenire dipende quasi sempre da noi. Siamo noi che ce lo costruiamo. Con i nostri atti, con la nostra volontà, con i nostri errori. Bisogna avere il coraggio di impegnarlo, l'avvenire, di costringerlo a svolgersi secondo la nostra volontà. Già, facile a dirsi. E perché, scusi? Quando uno sa quello che vuole, riesce a superare tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà. C'è una sola cosa contro cui non si può lottare. La morte. Ecco, appunto. E se capita quella? Quando uno è morto non deve più preoccuparsi dell'avvenire. Non lo dice lei? Come sarebbe? Non capisco. No, niente, niente, no, dicevo così. Ah, Maria, ho ricevuto una lettera di mia madre. Mi incarica di salutarla. Salutarla? Sì. Si ricorda ancora di me? Ah, ma certo che si ricorda. Com'è possibile? L'ultima volta che mi ha visto era una bambina. Sì, sì, poteva avere 10 anni. È proprio così che la ricorda. Una bella bambina bionda con le treccine sulle spalle. E mi incarica di
di salutarla. Ma com'è? Sì, sarebbe tanto lieta di rivederla. La sua madre sa che... Oh, tutto, sa tutto. Mia madre sa il passato, il presente e forse anche il futuro. Io ho molta confidenza con mia madre, è la mia migliore amica. Le dico tutto, le mie speranze, i miei sogni. Stavo dicendo a Maria che... Sono qui. Sono qui. Stavo dicendo a Maria che mia madre sarebbe molto lieta di rivederla dopo tanto tempo. Ah, sì? Sì, anzi, mi hai incaricato di invitarla a passare qualche giorno da lei. Da lei dove? Nella nostra villa in Toscana. Uh-huh. Sì, mia madre ci passa tutto l'anno. Verrà anche lei, naturalmente. Io? Oh, non c'è da preoccuparsi, di posto ce n'è quanto se ne vuole. Maria. Mia madre mi ha mandato anche delle fotografie della villa. La prego, e... via qua. Ecco, vede. Questa è una veduta generale presa dal viale d'ingresso. Ah, com'è grande, sembra un castello. Ah, sì, infatti era un castello. Ah. Sì, questa parte è nuova. Sì? Sì, l'abbiamo fatta costruire pochi anni fa. E questa? Questo è il garage. Ah. Questo è l'atrio a pian terreno. Mm-hmm. Ecco, qui si vede meglio. Sì, poi ci deve essere qualche veduta del parco, infatti. Ah, ecco, questa, sì. Interessante. Il tennis. Bello, bello, molto. A lei piace giocare a tennis? No, gioco solo a 3-7. Ah. Col morto. Queste sono tutte della parte nuova. Vede? Le stanze qui non sono state ancora completamente arredate. Aspettano la nuova padrona. Sì, io preferisco farle arredare secondo il gusto della donna che verrà ad abitarle. Anche mia madre è dello stesso parere. Ecco. No, Maria, la tenga lei. E perché? Chissà che non le venga qualche idea e che possa darmi qualche suggerimento. Signora, c'è donna Concetta che vorrebbe parlare no, con lei. Sì, vengo no, subito. Lascia, vado io. Ho da dire qualche cosa a donna Concetta. Mi scusi, Guglielmo, torno subito. No, Maria, se permette la saluta adesso. Ho una chiamata telefonica per le feste, allora bisogna che vada via subito. Ci vedremo stasera. Va bene. Ha visto? Eh? Ha visto? Che cosa? Appena ho accennato alla donna che dovrà abitare la mia casa, si è chiusa subito in se stessa. Già, come le lumache. Io non so più cosa pensare. È così strano, è così contraddittorio il suo contegno. A volte sembra felice di vedermi, a volte invece mi sfugge, diventa irritabile, nervosa. Io speravo che con il tempo l'idea di questo matrimonio maturasse in lei. Si vede che non ha maturato. Ma, scusi, lei le ha parlato? Ha cercato di farle capire? Sì, le ho parlato. E allora? E allora cosa vuole che le dica? Se rifiuta di sposarla, vuol dire che avrà le sue buone ragioni. Ma quali ragioni? Ecco, questo è quello che vorrei sapere, quali ragioni? Che abbia della simpatia per me non c'è dubbio, se ne sarà accorto anche lei. No, non mi sono accorto. Non so, altri affetti, altri legami. Non lo credo, in tutto questo tempo me ne sarei accorto. Ma sa che a volte io ho quasi l'impressione che lui sia ancora vivo? Lui? Sì, lui, vivo, fra me e lei, continuamente, come un ostacolo, come un intruso. È terribile il ricordo di un morto che continua a vivere nella memoria. Già, non c'è niente di più incomodo di un morto che vive. È proprio così, proprio così. Ma lei pensi che io ne avevo già parlato a mammina? Sì. E che ha detto, mammina? Sulle prime era un po' indecisa, sa. L'idea che io sposassi una vedova. Ma ora è felice. Ora è felice, non vede l'ora di rivedere Maria. Fa mille progetti. Pensi che ha già stabilito la data delle nozze? Ah sì, oh che brava mammina. Se Maria accetta l'invito di mia madre, io sono sicuro che riuscirà a convincerla. Speriamo per mammina. Senta, volevo dirle... Mi scusi se mi permetto di... Dica. Ecco, io non vorrei che lei considerasse indiscreto quanto sto per dirle. Sa, io immagino che Maria non sia in condizioni di... E se io potessi esserle utile in qualche modo... Come?
Ma cosa vuol dire lei? No, non se ne abbia male, per carità. Si capisco, un argomento molto delicato, ma fra noi mi pare che non sia il caso di fare complimenti. Guardi, mi consideri come un amico. Anzi, direi di più, come un parente. Insomma, veda lei, faccia lei, ma che Maria non sappia, mi raccomando, che non sappia nulla. Grazie. Grazie. Ho dato quel denaro a donna Concetta e le ho detto che è per l'ultimo mese. Non ti preoccupare, il denaro c'è. Come? Quanto ne vuoi e quando sarà finito ce ne sarà dell'altro. Ecco qua, me l'ha offerto lui. Lui? Sì! Lui. Non bastava che mi confidasse il suo amore per te, no? Che mi incaricasse di parlarti, di convincerti, niente affatto, anche il denaro per sprofondarmi nella vergogna. Eh già, è giusto, a questo dovevo arrivare. Sei contenta? Io? Sì, tu, perché sei stata tu! E l'hai voluto, tu! Avresti potuto scacciarlo dal primo giorno, risparmiarmi questa umiliazione. Niente affatto, me l'hai piantato alle costole, ogni giorno, ogni ora. Perché sapevi che avevo le mani libere, vero? Che non potevo parlare, che non potevo scaraventarlo fuori dalla porta. E magari ti divertivi, di la verità, confessalo, ti divertivi, vero? Oh, ti sì, divertivi. Sì, un bel divertimento. Non ho avuto un momento di gioia, di serenità. Sempre con l'angoscia, con la paura. E andavo avanti così alla cieca, fino al punto in cui siamo arrivati a questa miseria, a questa disperazione. E ora tu hai il coraggio di accusarmi? Di dirmi che la colpa è mia? Oh, senti, se non mi facessi pietà, parola d'onore, mi faresti ridere. Ma sì, ridiamo. Vediamo, hai ragione. Sono stupido io a prenderla in tragico. È giusto. È naturale. È una situazione buffissima. Ma sai qual è la cosa più buffa in tutta questa storia? Che bisognava che morissi per sapere quello che non avrei mai saputo da vivo. Che cosa? Che tu mi tradivi. Non è vero. È così, mi hai tradito sempre. Prima di sposarmi, quando eri mia moglie, adesso sempre. Menti, stai dimenticando. Ma cosa credi che non capisca, che non veda nulla? Le tue ansie, le tue emozioni, il tuo mutamento da quando è arrivato lui. Ma non sai che i tuoi pensieri te li leggo dai tuoi occhi? Non puoi fingere, come ti conosco troppo bene. Poi, anche se fingessi è inutile, perché quello che mi nascondi tu me lo dice lui, perché è questa la parte più buffa. Che io ho le confidenze del tuo amante. Il mio amante? Ah, dunque, Guglielmi è il mio amante, tu lo credi? Avanti, abbi il coraggio di dirmelo, tu lo credi? Ma anche se non è il tuo amante la cosa non cambia. La fedeltà, quando è un sacrificio... è ancora peggiore del tradimento, è una fedeltà da cui non nasce che rancore, infatti in te non c'è che questo, era rancore, odio, ma hai ragione, è giusto, cosa sono io? Un intruso, un ostacolo tra te e lui, me l'ha detto, oh, ma non c'era bisogno di dirlo, l'avevo capito io benissimo, da solo, hai visto? Le fotografie ti ha portato, la villa, una villa magnifica, vorrà presentarti a mammina, inviterà degli amici, organizzerà in tuo onore delle feste. Ecco, ora potrai essere felice. E goditela questa vita. È la vita che hai sempre sognato, no? Sì, e goditela. Sì, è vero. Goditela. È vero, l'ho sognata. E ora la potrei avere. Tutto potrei avere. Benessere, felicità, amore. Oh, vivere finalmente. E invece no. Invece no, non posso. Non posso perché ci sei tu, perché siamo legati alla stessa catena e insieme dovremo andare fino in fondo, fino alla perdizione. E tu mi domandi se io ti odio. Ma cosa vorresti leggere nei miei occhi? Della gratitudine, dell'amore. Ma non pensi a ciò che mi togli, a ciò che mi rubi. La vita mi rubi, capisci? La vita. Non è la miseria che mi fa paura. Anche se tu avessi tutte le ricchezze della terra sarebbe lo stesso. Ora te lo posso dire, te lo voglio dire. Sì. L'ho amato prima di sposarti. Lo amavo quando ero tua moglie. Ti ho tradito sempre con i miei pensieri più segreti, con i miei sogni più belli. E anche ora lo amo, sì, lo amo. Dovrò rinunciare a lui. Non potrò più rivederlo, ma non importa. Voglio che tu lo sappia, voglio gridartelo. Lo amo, lo amo, lo amo. Ho capito. Ho capito. Te l'hai già detto. Adriano. Va pure. Ormai credo che non abbiamo altro da dirci. Adriano. Ah, vai, lasciami. Adriano, scusami. Io ho parlato così senza pensare. Non so neppure quello che ho detto. Avevo perduto la testa. M'avevi ferita, m'avevi offesa e allora... Sì, capisco, ma... lasciami, ti prego, no, lasciami. No, Adriano, non ti scongiuro. Non rispondermi così. Adriano, ho mentito, sai. Ho mentito, non è
vero, non è vero quello che ho detto. Volevo farti del male, ho parlato nell'ira. Ti giuro che ho mentito. Io ti voglio bene, Adriano, ti ho voluto sempre tanto bene. Adriano, Adriano, guardami, rispondimi, dimmi che mi credi. Sì, ti credo, ma... Non mi rispondere così. Adriano, Adriano, guardami, dimentica quello che ho detto. Ma perché non mi rispondi? Tu non mi credi, ma vero? sì, ti credo, ma ti scongiuro, Maria, ti scongiuro. Lasciami, ho bisogno di essere solo. Adriano... Lasciami, dopo, parleremo di tutto dopo, ma ora... Lasciami. Ecco, questa è la mia storia. L'ultimo colloquio con mia moglie mi ha fatto capire molte cose. Che sono io? Che posso essere? Un ingombro, un intruso, un peso inutile. Me lo ha detto chiaramente. Dopo ha cercato di cancellare, di mitigare, ma era la pietà, la bontà che parlava in lei. Ho pensato molto alla mia e alla sua situazione e ho deciso. Ho scritto una lettera a lui, ho viaggiato tutta la notte ed eccomi qua. Ora lei mi domanderà perché le ho raccontato tutta questa storia. Yeah. È che ho da chiederle un piccolo favore, una cosa... abbastanza semplice, vedo sì. Appunto che ha qui gli attrezzi adatti. Che favore? Ecco, adesso io mi ammazzo e lei mi rimette dentro alla mia tomba. Cosa? Ma lei è matto! Non sono matto. Creda, non c'è altro da fare. È quello appunto che ho scritto a mia moglie, raccomandandole di non fare tragedie, di non dare in esclamazioni quando saprà della mia vera morte. Se vuol proprio piangere, lo faccia, ma di nascosto, in segreto, perché, vede, questo è necessario, la segretezza. Io non posso morire pubblicamente perché sono già morto, devo morire di nascosto, così come ho vissuto di nascosto. E lei mi deve aiutare. Eh? Vedrà, si tratterà di pochi momenti. Ma come io dovrei... Non vuole. Ma si capisce che non voglio, ma le pare che io possa fare una cosa simile, andiamo. Ma perché? Scusi, ma cosa ci trova di strano? Io sono il titolare di questa tomba, quindi ho il sacrosanto diritto di stare lì dentro. Dai registri del cimitero risulta appunto che io sono seppellito lì. Per una strana combinazione non ho potuto fino ad ora occupare il mio sepolcro. Ora rimettiamo le cose a posto. Io mi ammazzo, lei mi seppellisce e non se ne parla più. Ma è assurdo, è spaventevole quello che lei mi chiede. Ma non si rende conto lei? E non c'è altro da fare. Non c'è altro da fare. È l'unico modo per rientrare nella regola, nell'ordine. La mia breve parentesi di vita vissuta si chiude. Mia moglie è veramente vedova, io sono veramente morto. Si corregge l'errore e si rientra nella regolarità. Io non capisco perché lei non voglia darmi il suo aiuto. No, ma si capisce che non voglio. Ma io sono un galantuomo, amico. No, non mi piace entrare in questi pasticci. Scusi, lei è il guardiano del cimitero. Trova un morto che è fuori della sua tomba e lo rimette dentro. No, guardi, è inutile che insista. Ecco, è inutile che insista. Le dico, è inutile che insista. Insomma, il regolamento non ammette queste trattative private. Lei venga qui quando sarà morto e allora ne riparte. Allora preferisce che si trovi il mio corpo qui, in mezzo al viale. Che io mi ammazzi è fuori di dubbio, ormai ho fermamente deciso. E poi ora che ho avvertito mia moglie, che ho avvertito anche quell'altro, ma che figura ci farei? Ma pensi alle conseguenze. Se si trova il corpo, si verrà a scoprire il trucco della mia finta morte. Mia moglie andrà in prigione. Ci pensi, una famiglia distrutta, sì, perché lei ora può sposarsi, essere felice. Oddio, chi è? Laggiù è lei, e c'è anche lui, vengono qua. Maledizione, non ho ricevuto la lettera troppo presto, e adesso come faccio? Senta, se le chiedono qualche cosa, ho già fatto tutto. Hai fatto tutto che cosa? Io mi sono già ammazzato e lei mi ha messo... Sì.
Ella, Ella, oh, oddio, io non ho il coraggio di chiedere. Si calmi, Maria, vedrà che forse... Chieda lei, per sì. Carità. Scusi, scusi, per favore, è stato qui per caso un signore che... Dio, Dio! Maria, coraggio, 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 Maria. Senta, senta, lei... Lei lo ha... Adriano! No, 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 Maria, la prego, no, non faccia così, Maria, la prego. Adriano mio! È sicuro? No, non l'ho ucciso io! Sono stata io che l'ho ucciso! Il cuore me lo diceva di non lasciarlo solo! Maria! Maria, la prego, la scongiuro, non pianga così, non faccia così. Sì, lo so, è un atroce, terribile destino. Adriano ha pagato duramente il suo errore. Lei non può, non deve avere dei rimorsi. Oh, sì, sì, è mia, mia la colpa. Oh, povero Adriano mio. Se puoi sentirmi, se puoi comprendermi, perdonami, Adriano. Maria, venga via, la prego. Venga via, lei è troppo straziata, troppo affranta. No, Maria, no, mi dia, ascolta, venga via. Torneremo dopo, quando si sarà calmato un po'. Venga, ascolta, venga. Fiori, dei fiori, la prego. Sì, sì. Tanti, tanti fiori. Scusi, per favore, se ne vuole occupare lei, guardi, dei fiori, molti fiori. I più belli, i più rari. Va bene. Guarda, me la copra tutta di fiori la tomba. Ha visto, povera donna, come piangeva? Sì. È già la seconda volta. Ma sa che quasi quasi incomincio col credere che mi volesse veramente bene? Sì? Cos'è quel denaro? Ah, me l'ha dati quei signori per comprare dei fiori. Mi ha detto di coprire tutta la tomba di fiori. Sì, è una sua mania. Ah, sì, ma non so che farne. Non so, mi dica lei, mi pare un'esagerazione, no? Sì. Non vale la pena. È quello che dico io. Senta, beh, io li restituisco a lei. A me. E che c'entro io? Le appartengono, no? Come? I fiori erano destinati a lei. Vuol dire che invece dei fiori ci comprerà qualche cos'altro. Ah, già? È vero? Beh, dividiamoci. Ah, sì, grazie. Facciamo metà per me. Grazie. E no, io che me ne faccio? Se devo ammazzarmi non mi serve. Pega lei. Ammazzarsi? E perché? Come? Ormai non c'è più bisogno, scusi. Non c'è più bisogno. Ma se ho scritto a mia moglie che... Ecco, bravo, appunto per questo. Sua moglie adesso è convinta che lei sia morto. È libera. Può fare quello che vuole. Piangerà un poco, si capisce, ma poi si consolerà. Sposerà quell'altro e sarà felice come lei desiderava del resto, no? E adesso tutto a posto, tutto in regola, come se lei fosse morta effettivamente 8 mesi fa. Già vedi. Vede, il suo errore è stato quello d'aver creduto di poter correggere il destino. Lei ha corretto il suo, ma quello di sua moglie e di quell'altro si sono svolti indipendentemente da lei. E lei ne è rimasto fuori. E allora devo morire. Ma no, ma è cociuto! Andiamo, non importa. Ma lei può continuare a vivere benissimo di nascosto, come ha fatto fino adesso, ecco. L'importante è che loro non sappiano che la sua vita non intralci la loro vita. Ecco. Vivere di nascosto? Già. Ma come? Dove? Ah? Poter trovare un posto lontano, conosciuto, un'isola deserta in cui poter vivere dimenticato da tutti, ma dov'è? Senta, io ce l'avrei una proposta da farle, ma
ma non so se lei accetterebbe. Accetterei qualunque cosa. Sì? E allora senta, io avrei bisogno qui di un beccamorto, di un aiutante. Se lei vuol restare qui. Qui? Nel cimitero? Sì, non c'è mica molto da fare. Sa. Guardi, quella è la mia casetta, la vede? C'è appunto una camera in più. Se lei vuol, a me, confesso, piacerebbe avere una compagnia, eh? Qui? Nel cimitero? Sì, ma senta che pace, che silenzio qui. Guardi che bei colori prendono gli alberi al tramonto, guardi. E sente gli uccelletti, eh? A quest'ora sembrano impazzire di gioia. Questo è un giardino, un incantevole giardino, questo. Ma no, eh? No, non è possibile, non è possibile. È perché quando mia moglie verrà qui mi vedrà. Qui? Sua moglie? Non abbia paura. Questo è l'unico posto dove sua moglie non metterà mai più piede. Credo.